Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buongiorno amici, è un po' appesantiti sicuramente, sì, dopo il pranzo, il pranzone della Pasqua, la colazione della Pasqua, il pranzone della Pasqua. Mi auguro che avrete cenato, come dire, leggerini, e poi la Pasquetta, il picnic della Pasquetta, l'abbracciata della Pasquetta, perché secondo me poi il clima è anche favorito, no? Esatto, e quindi insomma ecco lì che ci ritroviamo a sentire le stelle di Azus appoggiati sulle nostre trippette, ok? Allora, buona giornata. Tra nei prossimi 10 minuti l'appuntamento con l'oroscopo curato dal nostro astrologo di riferimento, i cartomanti europei, grande organizzazione, andate a guardare meglio di cosa si tratta guardando il sito internet cartomantieuropei.com. Noi nel frattempo, Azus, partiamo dall'Ariete. Sì, partiamo dal segno dell'Ariete, che vivrà una giornata però difficile, questo Ariete che devo dire ha vissuto dei mesi anche molto importanti, febbraio, marzo, con tante occasioni, tante possibilità. Ecco, questo mese di aprile adesso insomma riporta in auge alcuni problemi che avevate o accantonato o sottovalutato. In effetti questa luna in transito nel segno del Capricorno vi chiede, soprattutto sul lavoro, di stare molto attenti a quello che dite e a quello che fate, perché potreste dimenticare qualcosa, qualcuno potrebbe rimproverarvi anche per una disattenzione, una distrazione, una dimenticanza. Ecco, quindi ci vuole tanta buona volontà in questa giornata. Mettete da parte le feste, rituffatevi nel lavoro davvero con tanta grinta e soprattutto tanto impegno. E poi Azus, il Toro. Beh, per il Toro giornata decisamente positiva, bellissima questa luna in transito nel segno del Capricorno, una luna che vi mette non solo di buon umore, ma vi rende anche particolarmente attivi in tutto ciò che farete quest'oggi. Marte ancora per pochi giorni è nel vostro segno, quindi dovete sfruttare la sua energia, il suo carisma, il suo coraggio per prendere decisioni importanti. Ricordo che anche Mercurio sta per tornare nel segno dell'Ariete, lasciando il vostro segno. E allora questa è un'altra giornata in cui dovete essere decisi in tutto quello che farete, perché davvero possono arrivare risultati brillanti. Azus, i Gemelli. Per i Gemelli giornata positiva tutto sommato, anche se questo periodo è un periodo un po' contraddittorio, no? Non tutto va come voi avevate previsto o avevate auspicato. Ecco, questa è una luna che vi permette però di vederci chiaro in alcune situazioni un po' confuse che possono riguardare il lavoro, eventuali problemi legali, burocratici, cavilli che vanno risolti e che vanno capiti anche soprattutto. E poi questo amore, un amore che non è esattamente quello che voi avevate sognato e che vi dà più di qualche preoccupazione. Però le cose stanno per cambiare, Tra qualche giorno Marte nel vostro segno riporterà tanta passione nella vostra vita. Il Cancro. Per il Cancro giornata negativa, perché c'è una luna opposta, è una luna che transita nel segno del Capricorno, però tutto sommato diciamo che Pasqua, Pasquetta sono stati momenti anche piuttosto interessanti, no? Giornate tutto sommato anche vivaci. E allora adesso bisogna rituffarsi in quella che è la quotidianità, in quello che è il lavoro di tutti i giorni. Certo, qualcuno di voi lo farà controvoglia, tenendo anche un po' il muso, complice evidentemente anche qualche piccolo problema che si è registrato anche nella giornata di ieri nella coppia. Però con questa Venere meravigliosa, una soluzione a portata di mano.